In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito. La pace sia fratelli e sorelle per celebrare i nostri peccati. Confesso molto peccato per mia colpa, mia sempre Vergine Maria, voi fratelli e sorelle, misericordia. Di noi.
Preghiamo. Pastore eterno, che Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, es un reo de muerte. Es un reo de muerte. Poniendo en guardia al malvado por su culpa. Y tú pones en guardia morirá por su culpa. Ascolta, chiamo al Signore, la roccia della nostra, accostiamoci avanti, adoriamo. A te, il popolo che egli certo.
metterò alla prova. From the letter of Saint Paul accept the debt of nations. You shall not commit adultery, steal, you shall not covet, steal, you shall not covet. In this single command that cannot hurt your Lexio secundo Matteo. In quel tempo se il fratello commetterà una colpa con conoscilo fratello e sorella, se ti ascolterà il tuo fratello ascolterà, prendi una o due persone che ogni cosa sia risolta la parola di due o tre anni. Se poi ascolterà costoro la comunità, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo,
e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Verbum Domini.
Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Maurizio Rueda Belz. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero George Panandundil. Avete il mandato del Papa. Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Il Sommo Pontefice, per Divina Provvidenza Francesco, accogliendo benignamente la supplica a lui rivolta, si è degnato di concedere che i presbiteri Maurizio Rueda Belz, eletto arcivescovo titolare di Cingoli, nunzio apostolico in Costa d'Avorio, e George Panamtundil, eletto arcivescovo titolare di Floriana, nunzio apostolico in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, possano ricevere l'ordinazione episcopale nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Parolin, Cardinale Vescovo del titolo dei Santissimi Simone e Giuda a Torre Angela, Segretario di Stato di Sua Santità, coadiuvato da almeno due vescovi con cui parimenti ordinati a norma della Costituzione Apostolica Pontificalis Romani del 18 giugno 1968, osservando tutto ciò che per diritto e per legittima consuetudine deve essere osservato, nonostante ogni altra prescrizione in contrario. Il Santo Padre esprime ai nuovi vescovi il benvenuto nel collegio episcopale. E invoca su di loro copiosi doni dello Spirito Santo per un fruttuoso ministero pastorale. Dal Palazzo Apostolico, Vaticano, 30 agosto 2023. Diego Giovanni Ravelli, arcivescovo titolare di Recanti, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Rendiamo grazie a Dio. Eminenze, eccellenze, cari sacerdoti, cari monsignori George Panamtundil e Maurizio Rueda Belz, familiari e amici, autorità, cari fratelli e sorelle in Cristo. Siamo raccolti attorno all'altare della cattedra di San Pietro per l'ordinazione episcopale di Monsignor George Panamtundil e di Monsignor Maurizio Rueda Belz, nominati dal Santo Padre Francesco lo scorso 16 giugno
rispettivamente arcivescovo titolare di Floriana e nunzio apostolico in Kazakistan, e arcivescovo titolare di Cingoli e nunzio apostolico in Costa d'Avorio. Essi si sono a lungo preparati per questa missione, servendo in diverse rappresentanze pontificie nei vari continenti, e nel caso di Monsignor Maurizio anche nella Segreteria di Stato, prima nella sezione per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali e quindi negli ultimi 3 anni come sottosegretario della sezione per le rappresentanze pontificie. Nelle letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario abbiamo ascoltato alcune parole che qui vogliamo riprendere. Sono parole come avvertire, ammonire, legate all'immagine della sentinella di cui ci ha parlato il profeta Ezechiele nella prima lettura, mentre il brano del Vangelo di Matteo affida agli apostoli il potere di legare e di sciogliere, quindi affida loro il potere di riconciliare. Queste sono parole particolarmente rivolte a voi, cari Monsignori George e Maurizio, che oggi ricevete l'ordinazione episcopale ed entrate a far parte del Collegio dei Vescovi, successori degli Apostoli, e pertanto assumete una nuova responsabilità nella Chiesa. Voi assumete precisamente il ruolo di sentinelle, sentinelle che scrutano i segni dei tempi per vagliarli e discernere quanto di buono e di bello si profila all'orizzonte e quanto invece costituisce un pericolo che, qualora non fosse riconosciuto e fermato, potrebbe fare molto danno, sconvolgendo la vita dei fedeli. A questo proposito, San Giovanni Crisostomo ci ricorda che è opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire di ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi degli apostoli. Ricordando con mitezza le esigenze insopprimibili di una sana vita cristiana e avvertendo circa i pericoli che potrebbero sovrastarla, aiuterete ogni battezzato a mettere sempre al primo posto l'amicizia con il Signore Gesù. E in questo modo sarete di grande giovamento ad ognuno nel ricercare la sua vera vocazione per viverla con coraggio e costanza e per diventare uomini e donne autenticamente liberi. Come poi ci ha ricordato la pagina del Vangelo, voi siete invitati ad essere artefici di riconciliazione, canali che lasciano scorrere l'abbondanza della grazia di Dio, distribuendo i doni divini, il perdono, la pace interiore, la speciale presenza del Figlio di Dio nell'Eucarestia. Così facendo susciterete l'amore per la Chiesa che è Mater et Magistra. Inoltre, come nunzi, avrete sempre caro il pensiero e le parole del Papa, il quale, avendo ricevuto un carisma sicuro di verità, può meglio discernere le priorità della Chiesa e farla avanzare nella fedeltà all'autentica tradizione, non concepita come cenere da custodire, ma come fuoco da alimentare. Alle autorità degli Stati testimonierete l'accorata preoccupazione del Papa per la pace e per uno sviluppo armonioso, che non produca sacche crescenti di esclusi lasciati ai margini in condizioni di indigenza e senza tutele o che aggravi gli squilibri climatici. La vostra presenza è al servizio del bene inestimabile della comunione e dell'unità, che non annulla le legittime differenze, ma le armonizza, le purifica e le sostiene, garantendo inoltre che ogni Chiesa particolare riceva dalla Chiesa universale tutti gli aiuti morali e materiali necessari e goda di quella giusta autonomia nei confronti dei poteri civili che la Libertas Ecclesiae presuppone.
è la grande bellezza e la provvidenzialità dell'essere cattolici, che a volte rischiamo di dimenticare proprio perché la diamo per scontata. È la grazia di essere parte di un unico corpo saldamente unito, nel quale vi è un continuo scorrere di beni spirituali e materiali dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, nel quale, pur provenendo da tutti i continenti, partecipi di culture, lingue e tradizioni differenti, ci si ritrova uniti nelle cose fondamentali, nella preghiera, nella celebrazione, nel magistero al servizio di tutti. Un corpo saldamente unito, non per mezzo di una uniformità noiosa e soffocante, ma rivestito di mille colori che riflettono in modo distinto l'unica splendida luce che tutti ricevono. E la celebrazione odierna esalta e manifesta tale cattolicità della Chiesa. Siamo a Roma, accanto alla tomba dell'Apostolo Pietro, pescatore di Galilea, divenuto per grazia di Dio primo tra gli Apostoli di Cristo. Gli ordinandi vescovi provengono, l'uno, Monsignor Georges Panamtundil dall'India ed è figlio della Chiesa Siro-Malancarese, l'altro, Monsignor Mauricio Rueda Belz dalla Colombia, l'ordinante principale è italiano e colui che li ha nominati, il Santo Padre Francesco, è argentino. Davvero, lo Spirito Santo ci raccoglie da tutte le genti e ci dona l'unità, non una qualsiasi, ma quella voluta dalla Trinità, come recita il motto episcopale di Monsignor Georges, in unitate Trinitatis. Una unità dunque gioiosa e multiforme, che risplende nei tanti modi originali di esprimerla e viverla. Un corpo e una Chiesa che, essendo salda nella fede e consapevole della bellezza delle sue tradizioni, non teme di aprirsi per il bene comune ad un dialogo sereno con coloro che non condividono il suo credo, seguendo l'Apostolo Paolo, il quale ci insegna ad esaminare ogni cosa e a tenere ciò che è buono. Nell'espletare le vostre mansioni sarà vostra cura perciò promuovere un genuino dialogo ecumenico interreligioso che favorisca la messa al bando di ogni strumentalizzazione della religione. Nella dichiarazione sulla fratellanza umana di Abu Dhabi troviamo scritto: «Le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, ne invitano alla violenza o allo spargimento di sangue, essendo invece queste sciagure frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religioni che hanno abusato dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione». Grazie a Dio, sia in Costa d'Avorio che in Kazakistan, paesi ambedue contraddistinti da una spiccata multiculturalità e multiconfessionalità, questi convincimenti hanno trovato terreno fertile e le differenti comunità religiose ivi presenti vivono nel mutuo rispetto e in pacifica convivenza. Se tutti ne seguiranno l'esempio, allora si aprirà un nuovo capitolo nelle mutue relazioni, con un ampio spazio per una più approfondita conoscenza reciproca e per una maggiore collaborazione, che si dimostrerà il migliore antidoto contro ogni estremismo e fanatismo. Cari Monsignori Georges e Mauricio, la vostra missione di vescovi e di nunzi si caratterizza dunque per un movimento incessante, tra il particolare e l'universale, tra la contemplazione e l'azione, tra l'intimità della preghiera personale e i momenti di celebrazione e di festa pubblici, tra l'umile lavoro d'ufficio e la testimonianza aperta e solenne, ecclesiale e civile. Questo incessante scorrere da un polo all'altro che caratterizza la missione del vescovo e del nunzio sarà davvero incisivo, producendo frutto abbondante
se partirà sempre da Cristo e se a Cristo sempre ritornerà. Se l'azione è la testimonianza, per così dire, esterna, sarà l'esito della incessante preparazione interna, fatta di preghiera, di riflessione sulla parola di Dio, della quotidiana offerta del sacrificio eucaristico, nella convinzione che tutto è nelle mani di Dio e che senza di Lui noi, lasciati con le sole nostre forze, non possiamo fare assolutamente nulla. Come ci assicura il motto episcopale scelto da Monsignor Maurizio, «Vocavi te, nomine». Il Signore non agisce in modo indistinto, ma chiama sempre per nome e si attende una risposta personale, irrobustita dalla preghiera e confermata dalla carità in modo speciale verso gli ultimi. Per non disperdere preziose energie, rischiando di perdere la direzione, è necessario mettersi ogni giorno in sintonia con Gesù e con sua madre Maria. Ella è un segnale luminoso e potente, un faro nella nebbia che aiuta i naviganti a non perdere la rotta e la stella del mattino che indica e ci porta a Gesù. Cari Monsignori Maurizio e Georges, rivolgetevi fiduciosi alla Madre di Dio affinché in qualità di vescovi e nunzi apostolici, ricevendo l'abbondante benedizione divina, diventiate per tutti coloro che incontrerete un forte richiamo a seguire il nostro Salvatore Gesù Cristo e possiate essere in tal modo, a vostra volta, una benedizione per tutti. E noi vi accompagniamo con il nostro affetto e con la nostra preghiera. E così sia. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, fratelli carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani, con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Volete custodire puro ed integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Volete edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dell'autorità del successore del Beato Apostolo? Sì, lo voglio. Fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prendervi cura con amore di del popolo santo di Dio, i vostri collaboratori nel ministero, farlo sulla via della salvezza? Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i e tutti i bisognosi di conforto
di aiuto? Sì, voglio. E come buon pastore andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle alle fila di Cristo? Volete io esercitare il ministero sacerdozio? Dio che ha iniziato la sua opera di preghiamo, fratelli carissimi, misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Francisce
Ascolta la della grazia sacerdotale Cristo nostro Signore.
Dio, Padre del Signore Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, l'alto dei cieli, e volge lo sguardo su tutte le creature prima che esistano. Salvezza hai dato norme di vita alla tua vita. Tu dal principio hai eletto dei giusti, hai costituito sacerdoti per non lasciare mai il santuario, e fin dall'inizio del mondo hai voluto di essere glorificato in coloro che hai scelto. Fondi ora sopra questi la potenza che viene da te, o lo spirito che regge e guida. Tu hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo, e lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria perenne del tuo nome. Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questi tuoi servi da te eletti all'Episcopato di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Essi ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbiano il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Dispongano i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciogliano ogni vincolo con l'autorità che hai dato. Per la mansuetudine e la purezza di cuore siano offerta viva a te gratuita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la potenza e l'onore, Cristo con lo Spirito Santo, Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Dio, che ti ha fatto partecipe del Sommo Sacerdozio Cristo e fonda su di te e con l'abbondanza della sua profondità al tuo ministero. Dio che ti ha fatto partecipe del suo Cristo e fonda su di te la sua con l'abbondanza della sua benedizione e profondità al tuo ministero.
ricevi il Vangelo e annuncia la parola d'animo e dottrina. Ricevi la segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa. Ricevi la mitra e risplenda la santità, perché quando Principe dei pastori, tu possa meritare la corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Thank you.
Fidelio
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta che portiamo all'altare per la tua Chiesa e per i tuoi servi, vescovi Maurizio e Georges. Tu che li hai scelti in mezzo al tuo popolo per la pienezza del sacerdozio, rivestili delle virtù degli apostoli per la crescita del tuo santo gregge, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, e nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace e la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anche essi ti offrono, questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo e Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per i tuoi servi Maurizio e George, oggi ordinati vescovi. Custodisci in loro i tuoi doni e rendi efficace con la tua grazia l'opera da te affidata al loro ministero. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani, sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella attesa della tua venuta.
questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che risposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e una parola sarò salvato.
Preghiamo. Per la potenza di questo mistero, Signore, moltiplica i doni della Tua grazia nei Tuoi servi, Vescovi Mauricio e George, perché compiano degnamente davanti a Te il ministero pastorale e ricevano il premio eterno promesso agli amministratori fedeli. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Ogni mese, quando veniva segnalato l'arrivo dei nuovi schiavi, stipati nelle navi, Pietro Claver usciva in mare con il suo battello per incontrarli, portando loro cibo, soccorso e conforto. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dello schiavo degli schiavi, ho ricevuto la pienezza dell'ordine sacro. Chiedo di continuare la vostra preghiera anche in futuro, affinché il Signore, che ringrazio soprattutto in primo luogo, mi aiuti nel ministero episcopale a venire incontro agli schiavi di oggi, soccorrendoli e confortandoli anzitutto con il vero cibo dell'annuncio del Vangelo e della grazia dei sacramenti. Come nunzio apostolico ringrazio il Santo Padre, al quale sono stato particolarmente vicino nel lavoro di questi anni, per avermi chiamato a rappresentarlo. Ora è il tempo di uscire nel mare della vita e portare le persone sulla barca della Chiesa, risvegliando in loro il senso della umana dignità ed elevandole alla pratica delle virtù evangeliche. Grazie ai miei superiori, attuali e passati, per gli anni di servizio alla Santa Sede e all'Arcivescovo di Bogotà di questi ultimi 27 anni, per la loro paternità, testimonianza e stima. La bienaventurada esclava del Señor y reina de los apóstoles, interceda por mí, para que cada día fortalezca la fe en Jesucristo y, siguiendo el ejemplo de mis queridos padres y hermanos, encuentre consuelo en la voz del Señor, que repite sin cansarse: Noli timere, vocavi te nomine. No temas, te he llamado por tu nombre. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, perché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Eminenza Reverendissima Signor Cardinal Pietro Parolin, Sua Beatitudine Cardinal Basilius Klimis, Sua Eminenza Cardinal Ruben Salazar Gomez, Eminenze, Eccellenze, Reverendi sacerdoti e tutti voi, fratelli e sorelle qui presenti. La Santa Messa appena celebrata è il rendimento di grazie più perfetto che possiamo offrire al Padre. Permettetemi però di aggiungere qualche parola di gratitudine personale per dar voce ai sentimenti che accompagnano in questo momento così importante della mia vita. Il mio primo grazie, pieno di commozione e profondamente sentito, va a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per il dono della vita e della vocazione alla vita religiosa e sacerdotale, che per mezzo dell'effusione di grazia appena ricevuta giunge alla sua pienezza. E grazie anche alla Santa Vergine Maria, che sperimento ogni giorno di più come madre premurosa e consolante. Grazie ancora alla Malangrese che mi ha generato alla fede cattolica. Ringrazio poi Papa Francesco
fiducia che ha riposto nella mia persona. Ringrazio tutti i superiori di Stato e i nunzi presenza hanno reso più gioiosa e solenne la liturgia. Grazie a confrette gli amici delle segreterie di Stato e apostoliche. Quando ho incontrato nel ministero sacerdotale, fratelli vescovi qui presenti, specialmente ai presbiteri di ordinazioni, ai seminaristi, ai fedeli laici, di ogni ordine e grado, che si sono stretti intorno a me, significativo per me. La mia famiglia di origine, mia mamma e famiglia, quelli qui presenti e quelli che praticamente sono con noi attraverso la preghiera e quelli che già sono in cielo e degli altri paesi nei quali ho lavorato questi anni. Un ringraziamento speciale a Kirghizistan. Il Signore che conosce il sogno, ricompensi grazie con la sua benedizione. Dal canto mio vi assicuro la preghiera secondo le vostre intenzioni. Fratelli e sorelle, mettiamo il Signore, cerchiamo in del Padre, testimoniando la gioia di appartenere al suo Figlio Gesù Cristo che ci ama e con lo Spirito Santo ci porta all'unità della Trinità. Benedica e la Madonna ci protegga. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro, che vi ha costituiti pastori e guide del suo Signore, benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine. Che vi ha costituiti pastori e guide del suo Signore, benedica. Vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine. Cristo Signore, concedi il tuo amore di godere del suo del tuo anni sotto la vostra guida pastorale. Lo Spirito Santo renda obbediente al Divino Maestro. Mistero, liberi da ogni avversario, di ogni bene. Li accolga con voi nell'assemblea. Amen. Scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Yeah.
missa è. Whoa.